Svegliati Alessandria, oggi è 6 novembre 2019, ci troviamo sotto il ponte Forlanini e questo è il Tanner. Buongiorno professore, ciao Giuseppe. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, siamo qui intanto con un testimone, un importante testimone. Un sopravvissuto. Delle vicende tragiche del Tanner. Mi sembra che recentemente il nostro Giuseppe ha anche postato una sua storia, un'esperienza personale sul fatto che lui ha subito 3 alluvioni del Tanner. Qualcuno qui, 4. 4, sì. Qui però siamo per commemorare, per ricordare la più tragica, la più grossa, quella di 25 anni fa, del 1994, 6 novembre 1994. Ecco, lui tra l'altro è stato, lui e la sua famiglia soprattutto, è stato un testimone oculare delle tragiche vicende. Ci potrà dire dalla sua viva voce e anche le sue considerazioni, visto che l'esperienza poi porta appunto sapienza, come si diceva una volta. Dimmi un po', di ai nostri amici, che ricordi hai, che l'impressione ti fa ancora male ricordare certe cose, vero? Sì, fa male davvero, scusate. Fa male. Preferivo non parlarne, però va detto non per autoincensamento, va detto perché ci sono stati degli errori che non vanno evitati, non vanno ripetuti. Allora, è la prima volta credo che racconto com'è andata a casa mia. Io per lavoro ero a Melfi, in provincia di Potenza, e ho sentito dei telegiornali cosa era successo agli orti. Ho telefonato su finché i ponti, i telefoni reggevano, sono venuto a sapere che i miei 3 figli, attenzione, erano dalle 2 del pomeriggio erano sui tetti, in quanto l'acqua li aveva sorpresi mentre cercavano di recuperare il recuperabile e portarlo in alto, portarlo al piano superiore, l'acqua li aveva sorpresi. Di quanto era alta? 2,80 metri. 2,80 metri. E loro sono saliti al primo piano e hanno chiesto aiuto. Gli è stato detto, perché avevano, a quei tempi là era raro, ma mia figlia fortunatamente era la più anziana del gruppo, 21 anni. Aveva un cellulare che pesava 2 kg, però è riuscita a chiedere aiuto. Gli hanno detto: andate sui tetti che veniamo a prendervi con l'elicottero. Alle 2 sono saliti sui tetti, gli elicotteri volteggiavano ma facevano dei filmati, gli elicotteri, nessuno è sceso. Facevano dei filmati, e volteggiavano. Questo suppongo, è da mettere, suppongo questo, e poi i filmati li abbiamo visti. Finché le batterie si sono esaurite, quando si sono esaurite le batterie e stava venendo sera, sono scesi al primo piano, hanno disfatto un letto e hanno portato su un lenzuolo per chiedere... Bandiera bianca. Per chiedere la loro presenza. Poi è venuto buio, gli elicotteri si sono ritirati e loro si sono ritirati e hanno passato la notte in solaio con il cane, avevano salvato un cane. Avevo un cane lupo, mio figlio, con il cane non hanno dormito perché ogni 3x2 arrivava una botta di un tronco che picchiava nei muri della casa e avevi paura che fosse lui. Crollasse. E io, sapendo da Melfi di questa tragica situazione, ricordo che ho persino cercato la dottoressa Santoro, che allora era commissario in prefettura. Ho chiamato la questura di Roma, non sapevo più da che parte rivolgere sta allarme che avevo i figli sui tetti, e quando ho avuto questa risposta: lei non si preoccupi, perché se ci sono degli errori qualcuno se ne prenderà la responsabilità. Quando ho capito questo, ho detto: qui mi devo arrangiare da solo. Allora avevo nel Cuneese un amico di quelli che non si fermano davanti a nessuno. No, era un amico della Michelin, avevamo lavorato assieme in Michelin a Cuneo, era di Acelio. Gli ho telefonato, gli ho spiegato la situazione, fa: guarda, qua la Valmaira è tranquilla, di là so che è un casino, a sto punto qua, ma intanto abbiamo fatto le 2 di notte circa, a sto punto qua vado giù
perché so che a Borgo San Dalmazzo, dove insomma c'era la base, nei dintorni di Cuneo, so che lui era immanicato con l'aviazione, cose che io non sapevo. C'era un elicottero dell'aviazione, vado a cercare l'elicottero dell'aviazione, cioè, non fosse stato tragico mi scappava da ridere. Comunque lui si è precipitato giù, ha esposto il caso e l'elicottero dell'aviazione, che aveva fatto il record dei salvataggi col vericello di quella giornata. Quindi i filmati che si vedono con l'elicottero col vericello è questo? No, ogni elicottero aveva il suo vericello, ma quelli erano... Intanto erano specialisti, perché venivano dalla base di Rimini, specializzati in soccorsi marini. Cioè, sì. Poi era gente hanno smontato, c'è il servizio su Volare, mio figlio ne ha copia, hanno smontato i sedili dell'elicottero, hanno vuotato l'elicottero per poter portare più gente. Allora, questo elicottero è partito da Cuneo all'alba ed è stato l'unico elicottero che è arrivato sulla casa mia. L'unico. Perché quel signore, quel mio amico di Cuneo, siccome aveva solo l'indirizzo mio, era stato a casa mia, sapeva dov'ero, ma non sapeva spiegare perché l'ho trovato. Anche perché i contorni del territorio spariscono con un'alluvione. Comunque il nostro amico... È salito sull'elicottero anche lui e ha guidato l'elicottero, cioè gli ha dato le indicazioni per venire a casa mia. All'alba quell'elicottero si è presentato col muso davanti alla finestra di casa mia del primo piano, col megafono, a chiedere se c'era qualcuno in casa. Sì. Per fortuna... Fortunatamente erano appena andati via i miei, erano riusciti ad evacuare, perché mio cugino, che è un altro come quello là di Cuneo, che non si ferma davanti a niente, ha passato la notte da San Damiano sulle colline a girare, a tenersi alto in collina, ed è arrivato al mattino, è arrivato al sanatorio Borsalino, dove i vigili non lo lasciavano passare, e lì c'è stato un bel parapiglio, un brutto parapiglio. Comunque lui è riuscito a passare, l'acqua stava scendendo, il vecchio argine si scopriva, ha fermato la macchina lì, con gli stivali sono andati in cortile. La panda era stata coperta dall'acqua, sulla bagagliera della panda hanno appoggiato due assi che galleggiavano hanno appoggiato al poggiolo e sono riusciti ad evacuare, li hanno portati in corso Cento Canoni dai miei consuoceri, dove siamo stati fino a marzo in un alloggio. Siamo arrivati in sette ad aggiungersi a loro questa è la storia che non volevo raccontare. Questa comunque, ecco, avete sentito ancora la commozione del ricordo, perché 25 anni nella testa del nostro amico Giuseppe non sono ancora trascorsi da quelle tragico momento dove i tre figli erano abbandonati a loro stessi. Qui praticamente, a parte la cosa che viene fuori, quello che emerge è che è stato un salvataggio praticamente effettuato direttamente da amici, familiari e parenti di Giuseppe. Comunque, questa è una parentesi molto personale, molto tragica, ma molto personale. Adesso, cosa per evitare, ecco, si parla di questa polizia dei fiumi. L'importante è, ieri abbiamo commemorato, ed è doveroso farlo, un ricordo per quelle 14 vittime che se la sono vista molto peggio di me. Ecco. Ma bisogna evitarle queste cose, adesso basta. È stato detto non da me, ma da gente che ne sa più di me, che ha documenti più importanti di me, cioè dall'assessore alla protezione civile, che dal 94 ad oggi abbiamo avuto 9 alluvioni. Nell'Alessandrino contiamo 9 alluvioni, cioè siamo quasi un anno. Allora bisogna piantarla lì. Per piantarla lì, vanno bene tutti gli studi, tutte le tecnologie avanzate, va bene tutto, ma è assolutamente indispensabile che per prima cosa, immediatamente, si ripristino le sezioni dei fiumi che avevamo quando il Po era navigabile fino a Casale, e che questi avvenimenti non avvenivano. Non mi si venga a tirar fuori la scusa che adesso ci sono le bombe d'acqua, eccetera. A maggior ragione che la meteorologia, il sistema, la quindi situazione meteorologica
tecnologica è peggiorata, a maggior ragione che bisogna svegliarsi e smetterla di cianciare. E il letto del fiume va quindi? Qui siamo sotto la campata principale del nuovo Forlanini. Guardate. Questa è la nuova campata del nuovo Forlanini. Quadriamo, ecco. I fari. Dovrebbe passare. Qui. Se abbiamo fatto la campata per farci crescere le piante bastava una serra, se abbiamo fatto la campata, ripeto, la centrale, questa è la centrale ed è quasi metà otturata, la semicampata di là è completamente otturata, la semicampata di là sta per otturarsi completamente. Vuol dire che qui stiamo scherzando, bisogna portare via tutto questa roba qua, se non la si porta via questa roba qua non fa passare l'acqua, ma ci vuole una laurea per capire queste cose. O ci stiamo pigliando in giro, o c'è qualcuno che vuole ha bisogno di mantenere questa situazione. Questa roba qua va portata via. Ieri hanno annunciato, viva Dio, ma speriamo che dagli annunci si passi ai fatti, che 25.000 metri cubi, ora qua 25.000 metri cubi sono un'inezia. Fai ma un po' una... Guarda quanta roba! Due anni fa però, Giuseppe, eravamo qua e hanno ripulito tutto. Viva Dio, è stato l'unico lavoro dal 94, è stato l'unico lavoro necessario che hanno fatto. Quando hanno ripulito, hanno tagliato le piante. Qui c'erano delle piante che erano più di un metro, più di un metro di diametro sotto i ponti. Ma dopo bisognava andare avanti. Adesso, se Dio vuole, 25.000 metri cubi sono niente, perché qui 25.000 metri cubi non sono pochi asportati di là, qua bisogna superare i 100.000 metri cubi. Ma comunque, che comincino a dare una zampata, a dare una dimostrazione, e che la si smetta di filosofizzare che bisogna vedere perché la vegetazione rallenta, la vegetazione imbroglia il passaggio dell'acqua, punto anche, a capo. I nostri vecchi non avevano né i mezzi e né gli studi e né le teste, ma hanno fatto i ponti per farci passare sopra l'acqua. Il ponte che c'era qua l'hanno buttato nel fiume quest'estate, ve l'ho fatto vedere, sì, che è là sotto, sì, perché questo ponte qua nuovo ha sostituito il vecchio. Il vecchio nel 94 otturato non come questo, era meno otturato di questo, quindi magari adesso qualcuno arriva e dice bisogna buttare giù anche questo, non lo so, ma lo buttiamo giù nel fiume anche quello, speriamo di no. Comunque quel ponte che hanno buttato nel fiume ha fatto passare tutta l'ira di Dio del 94, avendo più del 50% delle campate otturate come questa. Quindi se lo si puliva eravamo a posto. Ho proposto e ho la documentazione. Ieri ho sentito dire che bisogna fare il secondo ponte sul Bormida. Il sottoscritto nel 2002 ha scritto e quindi c'è. E ho chiesto di pulire il Forlanini con i soldi stanziati per questo qua, che tanto è otturato più di quello che hanno buttato giù, pulire il Forlanini e lasciarlo com'era, che andava bene così. Il vecchio Forlanini. Con i soldi avanzati ci facevate come a Casale, hanno fatto a Casale negli anni 60 con che Yavud la conosciò, a Casale c'era un ponte, il traffico aumentava, gliene hanno fatto un altro in fianco, con i soldi sprecati qua, capito. Avevamo, invece di avere questo obbrobrio qua, avevamo il raddoppio del Bormida, sì, ed avevamo tutti e due i problemi. Beh, viva Dio, dal 2002 adesso sono passati, aiutatemi, 17 anni. Ecco, ci ha messo 17 anni a convincersi. Speriamo che con i 34 riescono a farlo. Nei prossimi 17. Mamma mia. Avete sentito l'animosità e anche la foga del nostro amico Giuseppe, che ha ancora l'adrenalina di 25 anni fa nel pensare i suoi tre figli piccoli, da soli, abbandonati sui tetti di una casa che poteva crollare. Che sicuramente non li andavano a soccorrere, perché quello là mi ha risposto al telefono della questura di Roma: lei stia calmo, perché chi sbaglia poi se ne assume le responsabilità. Sì, quindi questo è proprio come si assumono le responsabilità. Ha fatto il ponte nuovo perché quello vecchio era otturato, questo è più otturato di prima. Una considerazione molto amara che speriamo possa essere superata dai fatti positivi, come
ce ne ha accennato lui, insomma, lo sbancamento, certo, di questa zona, la messa in cantiere del secondo ponte sul Bovino, però fatto con i criteri non dispendiosi ma molto Poi sotto il ponte vecchio del Bormida non bisogna farci delle strade, come non bisogna lasciarci crescere le piante, ma bisogna farci passare l'acqua, perché i ponti li hanno fatti per far passare l'acqua. Lo spazio per l'espansione, le casse di espansione. Le case poi, viva Dio, ci vogliono anche quelle, ma il primo lavoro è questo, ma è inutile star lì. Aumentare la sezione. Garantire la sezione di passaggio. Ecco, questo qui, in questo caso, vedi, da quella sponda là anche oltre. È tutto pieno. Fino dove doveva scorrere l'acqua? Doveva scorrere fino all'appoggio. Fino all'altra campata, all'altra semicampata, quindi qua abbiamo praticamente lo stesso spazio del fiume che sta scorrendo. Esatto. Abbiamo la campata centrale che è otturata quasi, è tappata quasi per metà, e le due semicampate otturate completamente. È dimezzato. Ieri è emerso anche questo: San Michele, dopo l'alluvione del 2014, il terzo, non è più andato a bagno stavolta. Non è più andato a bagno perché? Perché hanno ripristinato le sezioni del rio. Ma non solo, perché il ponte, guarda caso siamo di nuovo nel ponte, perché è logico che il ponte è il punto nevralgico di un corso d'acqua. Il ponte della ferrovia che va a Valenza, nessuno sapeva più che aveva due campate. La ferrovia per conto suo ha rifatto gli impianti di alimentazione elettrica per fare i lavori, è andata sotto il ponte e ha aperto una campata e mezza, perché i nostri nonni il ponte l'aveva fatto di due campate, ma San Michele nel 14 è andato a bagno perché quel ponte lì aveva ancora una mezza campata di cui passava l'acqua, e una e mezza era chiusa, come in queste situazioni qua. Esatto. E se San Michele non è più andato a bagno è perché quel ponte è stato liberato. Benissimo. E se Alessandria non liberano questo ponte qua, Alessandria, non voglio pensare cosa succederà quando arriverà giù l'acqua del 94, perché se è arrivata una volta nessuno può escludere che torni. Speriamo di no, ma si può solo vivere sperando, come abbiamo fatto in questi 25 anni. Ma se torna il 94, nessuno può con scienza e coscienza garantire che basteranno quei morti là. Benissimo. Io naturalmente sono nella speranza, l'ultima, che non quella dei morti aggiuntivi, eccetera, ma quello che si auspica in precedenza, quello che ha detto in precedenza, cioè che si vengano a fare e a programmare certi lavori. A questo punto ricordatevi che il fiume scorre qui alla nostra, qui davanti a noi, per la metà della sua campata centrale. La metà. Dovrebbe essere il doppio. Pensate un po' se viene con un volume d'acqua gigantesco. Cosa fa? Va sicuramente, sale su qua, dove siamo noi, si arriva immediatamente. E poi da qua arriva all'abitato. Fai ancora una bella videata, guardate però. Ci siamo fatti mancare niente. Mi raccomando, quando farete il secondo ponte Bormida, mettete dei fari alogeni, mettete della roba chic. Va bene, dopo questa ultima battuta del nostro Giuseppe, salutiamo i nostri amici. Seguiteci anche se è lungo, perché è un filmato istruttivo. Perfetto. Ciao a tutti.